Cominciamo col dire che per me Giordano Amato, Aristi e Anastasi è stato il nostro Roger Corman. Io poi sono un copiatore, sono un copione, quindi era uscito il film di Deodato che era andato fortissimo, poi fu sequestrato dalla censura. Allora facemmo chiaramente un'operazione commerciale. E era anche estremamente coraggioso perché gli vidi fare una scena legato a una dirigenza, tutto spostato all'esterno con il rischio di capottarsi da un momento all'altro. Però vedevo questo Mino che era Aristide che si arrampicava sul tetto di un furgone che faceva un'inquadratura dall'alto e zac e zac e zac. In 6 ore abbiamo fatto un numero illimitato di scene. Perché alla Film Mirage era la sua factory e ha fatto esordire molti artisti, quindi lui mi chiamava la visionaria in quanto avevo sempre delle idee folli che a lui piacevano molto. La sua disgrazia è cominciata quando la Film Mirage, che era una produzione appunto che lavorava tantissimo col mercato estero, è andata mano a mano scemando e quindi lui si è dovuto adattare a fare dei film porno che secondo me non. Lui è stato il primo proprio a mettermi una Arriflex in mano, a dire gira, gira tu, gira, gira.